Brava, ma che bella voce, caro Anna! Grazie. Veramente fantastica. Accomodati pure. Brava, bravissima. Ma chi sta arrivando qua? Ma sta arrivando. Complimenti davvero. Grazie davvero. Direttore, ma quale onore? Ma che cosa? Allora, io vorrei regalarle, caro conduttore, una bottiglia di vino che è il Campanone di Novellara. Ah, un altro vino della nostra terra, noi sempre parliamo di Lambrusca. È un tirabosson, così lei lo usa con questa bottiglia. Perché, questo è un gran vino. Io l'altro giorno mi sono permesso di, bravo, di fare una pubblicità comparativa, ma poi lei mi ha ferito, perché essendo io novellarese, quando l'altro giorno ho sentito dire che lei ha preferito altri vini, ho detto no, il Campanone è a livello top. No, quindi io adesso gliela la regalo, è tutta sua, il direttore mi regala, lei se lo beve con tranquillità. Possiamo anche aprirlo. Beh, oggi sì, c'è il pesce, magari. In questo momento è mattina, io le suggerisco il pranzo. E con la carne, se possibile. Oggi c'è il pesce ed è buonissimo, però ci vuole il vino bianco col pesce. Beh, magari lo apriamo domani, se c'è qualcosa. Domani, benissimo. Glielo consiglio, perché così lei se lo gusta. Il famoso Campanone. Campanone, noti anche la bottiglia. Beh, che bello. Ricorda il Campanone di Novellara. Sai, mi viene in mente delle cantine lombardine. Sai, ma tu, ecco, la cantina lombardina, tanto Campanone, mia madre. Che è l'unica che rimane sul territorio di Novellara, ce n'è un'altra, ma non c'è più. Ah, quindi tu, visto che tu sei di Novellara, ci parli proprio di quella. Novellara centro, Novellara centro, poi in frazione ce ne sono altre. Novellara, Reggio Emilia, allora il signor Lombardini. Ma io novellarese mi sono sentito. Hai fatto bene, anche c'entra perché niente con la pubblicità, c'entra soltanto per il fatto proprio del campanile. Ecco. Campanile, giusto. Esatto. La ringrazio, conduttore, se lo gusti. Grazie, direttore, è un grande piacere. Bene. No, posso anche leggere? Faccia come vuole, purché lei se lo gusti, così dopo mi dirà. La ringrazio, direttore, prego, è stato un grande piacere. Salute. No, perché vede, queste bottiglie, io poi sono un grande amante del Lambrusco e quindi anche assaggiare questi prodotti locali che sono veramente fantastici, è sempre un piacere. Il mitico Campanone, ve lo ricordo. No, magari oggi col pesce il Lambrusco non ci sta, però io ho portato il Pinot, se ti interessa. Va bene, dopo lo userai. Beh, giusto, è meglio per il pesce, giustamente ci sta. Ho anche il cavatappi. Sai come si dice in dialetto reggiano cavatappi? Tirabusson. Anche Vercelli. Ma dai, davvero? Tirabusson. È uguale a Vercelli? Il massimo ce l'avevo Tirabusson. 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 Beh, sì. Sì. Ah, ma dai, ma praticamente se da Reggio Emilia a Vercelli è uguale, magari così in tutto il nord Italia, non lo so. Potrebbe essere, non voglio azzardare ipotesi per cui vengo. Bisognerebbe vedere la radice del nome. Tirabusson sarà il tappo. Proprio tira il tappo, Busson il tappo. Tira il tappo. Magari francese. La nostra lingua deriva anche dal francese. Il vercellese piemontese deriva decisamente dal francese. Poi per effetto magari a parte che magari risale a tempi più indietro, però per effetto dei tempi delle risaie, quindi di tutti i traffici di traffici, non butto parole, però delle mondine che arrivavano dall'Emilia e dal Veneto, quando ai tempi in cui nella risaia si mondava a mano, quindi tutto questo può essere stato anche solo un interscambio culturale, se vogliamo usare un parolone. Può darsi. Comunque ragazzi, ho ricevuto una bottiglia dal direttore, cioè Difatti, è venuto il direttore in persona, è un onore proprio, no, perché lui campanili, giustamente, ognuno deve tenere ai prodotti della, non tanto della propria terra, ma del proprio comune. E quindi, cioè, avere il Campanone direttamente da Novellara è un grande piacere. Lo berrò alla salute di tutti gli amici, non solo di Telereggio, ma anche di Novellara. Perfetto, allora, a che punto siamo con la nostra cucina? Abbiamo messo a cuocere il pesce? Abbiamo messo a cuocere il pesce che sta cuocendo e adesso tra qualche minuto, tra una decina di minuti possiamo, o se vuoi anche subito, a cominciare a tritare la cipolla e l'aglio, la cipolla. E vai Enrico, così mentre tu triti la cipolla ci racconti un po' della tua orchestra, insieme a Vanna. Allora vado a tenergli compagnia. Vai in cucina? Perché magari vado in cucina, sì. Lei perché lei è il capo orchestra, io sono un operaio. Allora, adesso operaio è una parola. Fai musicista. Enrico è un musicista. Cosa suoni innanzitutto? Il sax. Sax. Contralto e tenore. Clarino? No. Solo clarino sax. No. Sax.
Ecco, ecco, vedi, potrebbe essere un'idea di inserire anche il clarino. Ah, di inserire? Ma non che lo devo imparare io. No, sì, inserire, no, vuol dire anche che tu potresti imparare, se sei capace, a suonare. Oddio, sai, si fa in fretta, no? Andrei avanti con il risotto, se non ci No, perché, va bene, per chi non mi conosce, l'orchestra che ormai è veterana, perché io non sono proprio giovanissima, 25 anni. No, magari io non lo so se sei giovanissima, però sei molto giovanile. Sono molto giovanile, questo è un complimento, ti ringrazio, però l'orchestra nasce nel 93, come Vanne Pier Isaia, appunto abbiamo detto che è il nome di mio marito, quindi io sono Fiorenza Giovanna. Il mio nome all'anagrafe è Fiorenza Giovanna. Poi Giovanna è diventato Vanna. Qual è il cognome? Fiorenza. Ah, Fiorenza. Fiorenza, proprio è un nome anche questo tipico di Siracusa, perché ce ne sono tantissimi, non solo i miei parenti, e i San Filippo che sono invece dalla parte di mia mamma. Io sono siciliana di origine sia di papà che di mamma. E dicevo, comunque nel 93 nasce questa orchestra, Vanne Pier Isaia, e quindi decidiamo comunque che Isaia è più corto e quindi sta meglio con Vanne Isaia, quindi l'orchestra si chiamerà così. Fino qualche anno, insomma, fino 5-6 anni dopo, per motivi discografici, insomma, si pensa di fare, di dare il nome solo a Vanne Isaia, perché sono più bella, e allora sai com'è di solito. Volevo vedere la tua faccia. No, confermo. No, no, per motivi discografici, la cantante sono un po' io e quindi Pier non che si mette in disparte, perché lui è un po', come dico, il direttore d'orchestra, fa un po' tutto lui, sceglie il repertorio, è comunque quello che si occupa dei musicisti, che coordina un po' il tutto quello che è lo spettacolo e la musica. E attualmente siamo in 8 come formazione. Con 3 o 4 voci importanti, c'è il bassista che canta appunto con me, Pier Isaia che suona la fisarmonica, lo xilofono, il trombone, il pianoforte, eccetera. Cioè, Pier Isaia sarebbe Pier Isaia è mio marito. Perché non viene con te qua in TV? Ti porti... Ma perché lui è sempre un po' preso e poi non è molto bravo davanti alle telecamere. No. Sono di quelli allora... che davanti anche a 100.000 persone non hanno problemi davanti alla telecamera. Ma lui sul palco è molto, molto brioso, però in fotografia e la telecamera si vede che si lascia un po' prendere. Non è spontaneo, ecco. Quindi di solito allora manda gli operai. Allora manda i suoi collaboratori, no, operai, dai. Il collaboratore, lui molto gentile, si offre addirittura ad accompagnarmi. Oltre tutto, dilla tutta che l'abbiamo già raccontata la volta scorsa, ma non si ricorderanno. Magari non lo ricordo nemmeno io. E che è partito da una scommessa, perché siccome mi ero messo a cucinare a casa e quando andavamo a suonare, no, ieri ho fatto il risotto, no, ieri ho fatto la pasta, e non ho detto, te ci racconti un fracco di frottole. Cioè, vieni giù una sera, e mentre facciamo le prove, mentre incidiamo un paio di cose, ti metti in fornelli e ci fai vedere tutte queste cose che ci racconti. E da lì in poi mi sono trovato che fra le mie mansioni in orchestra c'è anche quella da cucinare. E mi sembra giusto, perché insomma, non si può sempre dire ho fatto un buon risotto, ho fatto una buona pasta asciutta e poi non si assaggia mai, insomma non ho è capito, che sia Marco, tanto... Non avresti fatto se no venire a Ciao Mamma se non eri in grado poi, di insomma, cucinare. Vedi che qualcosa può servire, giusto? Beh... Cuoca cantante, cuoco musicista, ci sta. Cuoca perché... cantante, allora... possiamo andare a vedere anche la pagina Facebook del tuo personale, c'è anche quella del fan club, però noi adesso andiamo a vedere la pagina personale di Vanni. Questa è Voglio stare con te. Voglio stare con te. Che è il video che tra l'altro dopo ci andremo anche a vedere, giusto? Sì, quando? Poi potete naturalmente scrivere quello che vi pare, mettere il mi piace. Certamente tra l'altro sì. Vedo che piace anche al nostro amico Giorgio Foscilli questa pagina. Lo conosci Giorgio? Sì, è il fotografo, no? Bravissimo, mi ha fatto un sacco di foto, anche lui mi segue, mette molti mi piace. Grazie se ci sta guardando in questo momento. E, tra l'altro sarà qui con la sua moglie a cucinare verso la fine del mese, credo il 26. Insomma, porta i miei saluti. Ci sono video, ci sono... Insomma, sì, ci sono un po' le varie promozioni delle varie serate che facciamo. Abbiamo fatto 2 carnevali molto, molto importanti dalle nostre parti. Il carnevale di Salussole e il carnevale di Donato, sempre un po' nel biellese, vicino a noi.
E poi questa invece è una serata un pochino a tema in un ristorantino dove noi andiamo in una formazione ridotta, io, mio marito e mia figlia, dove facciamo anche delle più musica d'ascolto. Hai anche una figlia di? Ho una figlia di 22 anni. Cantante anche lei? Cantante anche lei. Perfetto. Questa è una gita che organizziamo il 29 e il 30 di aprile sul lago di Como in Svizzera. Quindi sono tutte le informazioni poi dopo, relative. Sì, certamente la pagina serve proprio per fare un po' di promozione, per diffondere un po' le notizie. Ah, ecco qua, che cos'è? Questa sera, festa di carnevale, questi sono i dolci. Ecco, questi sono i miei fan, una Robertina la chiamiamo perché è una ragazza dolcissima, piccolina come me, che è pasticcera, quindi tutte le volte le ci delizia con i suoi dolci. Qui ha fatto le classiche bugie con il cioccolato. Le bugie. Ogni 10 chilometri questi dolci cambiano nome, veramente. Bugie da noi si chiamano chiacchiere. Anche le chiacchiere o legale. Vabbè, forse legale è un pochino più comune. E poi invece ha fatto i bignè con la crema, molto molto buoni. Ecco, questi dietetici assolutamente no. Ma perché? Mi spieghi perché nel mondo delle orchestre, io ne sono un grosso sostenitore, insomma spesso e volentieri gli incontri vengono sempre a tavola, è vero? Cioè si ritrova... Il convivio è importante perché... Oh, ecco, bravo, hai detto la cosa giusta. Trovarsi insieme a tavola ha tutto un altro colore rispetto a trovarsi magari solo per fare due chiacchiere. Sì. Quando si trova a tavola si beve anche qualche goccio di vino. Ecco, goccio di vino. La mente ci scioglie, ci si lascia andare. Si scioglie la lingua, ci scioglie la mente, diventa tutto... Che rapporto hai con l'alcol, Enrico? Con l'alcol? Buono, no, dico tipo vino, sì, non dico. No, che ho capito. No. Beh, io abitualmente bevo acqua, perché durante la settimana si viaggia, si fanno tanti chilometri, certo, quindi è meglio stare le cose. Però, appunto, quando si è in situazione di convivio a tavola, io ho le mie forniture personali nell'oltrepò pavese, quindi porto sempre con me, soprattutto quando la nostra cena sono i panini o quello che ci si porta da casa, porto sempre con me una bottiglia o di Bonardo o di Barbera dell'oltrepò, o nelle occasioni come questa dove si abbina di più il bianco ti ho portato una bottiglia di Pinot Nero dell'oltrepò, e quindi il bicchiere in compagnia sempre più che volentieri. Te lo ricordi quel valzer, credo, di Bagutti che parla dell'oltrepò? Sì. Vieni con me. Io lo faccio, sì. Dai, sì. Accennamela così al volo. Cioè, vai. Oh, ti ricordi? Aspetta. Vieni con me nell'oltrepò. Vieni con me nell'oltrepò, quando ritorna l'aprile, ed io amor ti mostrerò che cos'è il paradiso. Prati e colline d'oltrepò, non li potrai scordare, ci troveremo già, lo so, per vendemmiare amore. Ma che brava, così al mattino, a cappella, veloce, brava, brava Vanna. Allora, facciamo grazie. Una cosa, visto che hai cantato, il nostro Enrico è un pochino fermo, perché sta aspettando alcune cose, adesso. Mandiamo la pubblicità, sì? Poi ti prepari che cantiamo un'altra canzone. Dai. Va bene Vanna? Ok. Ok, quindi regia, pubblicità, poi ci prepariamo. Che canzone è? Così ce la preparano anche in regia? Vorresti... Voglio stare con te. A quella col video? Così ci gustiamo anche il video. Allora, facciamo una cosa. Vuoi che mandiamo solo il video o vuoi... Mandiamo il video? Ma sì, anche il video. Un pezzettino, così. Poi magari ti inquadriamo anche mentre sei qua. Dai, con la canti, sì. Okay? Ok. C'è magia nell'amore, c'è poesia che mi parla di te, anche se sei lontano, dentro me non c'è vuoto perché il mio cuore lo sa che di felicità la vita mia sarà. Voglio stare con te, dolcemente con te, nel segno dell'amore che c'è. Ho bisogno di te, solamente
aspettavo da un po'. Dentro l'anima c'è sempre un posto per te, incancellabile. Voglio stare con te, dolcemente con te, nel segno dell'amore che c'è. Ho bisogno di te, solamente di te, che sei il mio cielo e di sole nuvole, di te vivrò ed io lo so. Voglio starmi con te, solamente molto, molto primavera, molto estivo, leggerato d'estate. Leggerato no, d'estate, video? Settembre, sì, sì, sì. Settembre. Questo bellissimo video, una canzone d'amore, questi bambini che si incontrano, si piacciono fin da subito e insomma passano un bel po' di anni insieme. Giusto. Perché come hai visto nel video invecchiano anche insieme, insomma sono già maturi, sono già nonni e poi vanno via con questa carrozza fantastica. Infatti, a tal proposito, mi hai fatto venire in mente che vengo lì vicino giorni, a te. Non so se ieri, insomma, l'hanno festeggiato ieri su Rai 3, ma è il 50° anniversario di una signora che abita qui a 5-10 chilometri. Si chiama Orietta Berti, Osvaldo Patellini. Anniversario del matrimonio. Del 50 anni di matrimonio. È bello, poi insomma, ho fatto vedere delle immagini di Orietta Berti di quando si è sposata, insomma, penso che passava 50 anni. Noi sosteniamo Enrico che 50 anni di matrimonio sono da maniaco sessuale, per dire una battuta. Però insomma è bello vedere queste coppie. È vero, senza, che si amano ancora. Che si amano ancora dopo 50 anni. Insomma è proprio in quasi in corrispondenza di questo video che dice voglio stare con te tutta la vita. Lì sta bollendo. Stanno bollendo. Allora ripetiamo per chi si fosse sintonizzato da poco. Che cosa stiamo facendo? Poi magari tu vedo che sei già pronto per cominciare a fare il tuo dolce. Sì, intanto comincio a sbucciare le pere. Con le mani sbucci le pere. Le pere, non le cipolle. Le pere. Vanno bene quella qualità di pere lì? Sì, 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 sì. Vanno bene, vanno bene. Allora, mentre tu sbucci le pere, noi andiamo a rivedere il nostro Enrico ce lo spiega esattamente questo risotto, cosa hai usato. Abbiamo messo a bollire un po' di pesce che avevamo già lavato e preparato prima di arrivare per comodità, e in questo caso un po' di seppie, un po' di calamari e un po' di anelli di totano che devono cuocere una quarantina di minuti. E in passato, siccome non ci sono regole, non ci sono ricette, ognuno fa un po' cose, avevo usato anche dei polipetti che però, siccome hanno bisogno di una mezz'oretta in più di bollitura, bisognava farli partire ancora prima, quindi in questo caso l'abbiamo fatta senza i polipi, ma il pesce ce l'abbiamo insomma. Quindi stiamo facendo bollire per poi arrivare a metterlo nel soffritto che abbiamo appena tritato la cipolla, soffritto con l'olio extravergine, una mezza cipolla tritata, qualche spicchio d'aglio. Hai usato quella bianca? Ho usato la cipolla bianca, sì, sì.
po' di aglio, un po' di qualche spicchio d'aglio, una mezza cipolla bianca, olio extravergine d'oliva, appena indora gli mettiamo dentro anche un po' di conserva di passato di pomodoro in maniera che diventi rossa, un paio di spezie tipo il peperoncino e un po' di prezzemolo e poi scoleremo il pesce e lo metteremo a fare insieme al soffritto il suo sugo, nel quale poi come ultimo andremo ad aggiungere il riso per arrivare. Allora, tu hai usato il pesce fresco, è normale che con i tempi che corrono, i tempi che non si hanno, cioè è facile trovare nei supermercati già il misto mare, già sì, fatto. Sì, sì, beh, ma questo è più uno sfizio perché appunto si trova il misto mare, si trova ma il pesce. Ma non è la stessa cosa, magari. Bene o male, visto che in tutti i supermercati ormai si trova il pesce al mattino che viene decongelato in giornata, se uno desidera sbizzarrirsi un po' e dedicargli del tempo, perché ovviamente se uno ci mette un'ora e mezza, due a fare un risotto, deve avere anche il tempo per poterlo fare. Diversamente è chiaro che tira fuori la busta surgelata e fa prima. Però così, insomma, c'è proprio la preparazione dall'inizio alla fine. Proprio. Sì. Pesce chilometro zero magari, cioè appena pescato, già. No, di solito viene congelato. Viene, di solito il pesce, generalmente so che il pesce pescato viene immediatamente abbattuto già direttamente in barco appena arriva in maniera che viene subito buttato a meno 20, quando arriva nei supermercati è ancora congelato, viene decongelato al mattino quando viene messo fuori e ovviamente poi consigliano nell'arco delle 24-48 ore di consumarlo perché non è più congelabile e di conseguenza non è come averlo appena pescato, ma insomma è pesce freddo. Sì, infatti il problema è sempre quello, soprattutto col pesce. Poi insomma noi non abitiamo in una zona di mare, ci fosse il mare vicino. Però a Milano sembra che ci sia il mercato del pesce più importante sì, di tutta Italia. A Milano spesso si mangia il pesce buono perché arriva comunque arriva fresco, nel senso che appena pescato nella laguna, spesso veneta, parte o anche quella ligure. O anche quella ligure, sì. Almeno poi ognuno la racconto per la sua. Io avevo degli amici veneti, ho passato una vita ad andare al mare a Sottomarina, a Chioggia, in quei posti lì dove c'è uno dei porti più importanti, da quel punto di vista uno dei mercati del pesce più importanti, e tutti dicono che il pesce buono di Milano arriva dal porto di Chioggia. Poi ognuno vende la sua merce, io la compro per buona. Assolutamente, vabbè, quello è normale. Ci fidiamo. Ci sta sempre. Però in effetti appena pescato. Allora, andiamo da Vanna che sta... Io intanto ho pelato una che pera. Vai. Io accendo qua, Fulvio. Vai, accendiamo il soffritto. Ce ne vogliono almeno un paio di pere, quindi sbuccio anche questa. Poi... Vanno bene anche queste sono le Kaiser, se non sbaglio. Sì, esatto, credo anch'io. Io non sono... Sì, me le riconosco. Ma vanno bene anche le abate, vanno bene anche quelle più piccoline, più morbide. No, l'abbiamo fatta l'altro giorno, una specie di quiz sulle pere. Che cos'è questa pera? Mi fai l'inquadratura, Luca, su questa pera? Questa pera di questo colore così marrone. Come si chiama questa pera? Magari mandate solo un messaggio e guardiamo un po' se si spiega. Noi abbiamo detto che sono le Kaiser. Sì, io ricordo le Kaiser, però non sono tanto... Molto tedesco, tedesco. Dire Kaiser, molto tedesco dire Kaiser. Quindi adesso preparare le pere, poi andranno messe così o andranno... No, vanno messe così. Vanno messe così sulla teglia, le facciamo cuocere un pochino. Con un po' di burro. Dove le cuoci? In forno? No, le mettiamo nella teglia ma le cuociamo sul fuoco. E dopo, quando le facciamo cuocere 5 minuti proprio... No, quella teglia lì però sul forno di induzione non va bene. No, nel forno. Ah. Nel forno hai detto? No, però io prima le pere... Allora mi devi dare una... Ma certo, vediamo qua. Però... Ah, ecco, perché c'è questo fuoco induzione. Ecco, adesso mi dicono già sulle pere si scatena. Pronto? Buongiorno! Ciao Fulvio, sono Bonaccini dei Boiardi, ho avuto i Boiardi per 35 anni. Ti chiedevo chi ha scritto la sigla di Ciao Mamma. Chi ha scritto il quartetto Cetra. Adesso chi l'abbia scritto onestamente non lo so, però la cantava il quartetto Cetra. È stata la tua scelta? Ma non te la ricordi, ciao mamma? Me la sono dimenticata, credevo che l'avesse scritta un musicista di Reggio, Ma no, ma ciao mamma, è un motivo che aveva 50 anni come minimo. Te la ricordi, ve la ricordate? Ciao mamma,
L'ha scritto. Ah, ma no, sono dimenticato, ascoltavo tutto il quartetto. Oh, se ti sei dimenticato. Dietro, nei tempi. Benissimo, vedi, se ti va sei dimenticato. Fulvio, mi piace la tua trasmissione. Senti, grazie, ma ciao. Te l'intendi tu di pere? Pronto? Te l'intendi di pere? Di pere? Di pere, che pera è questa qua? Come si chiama? Io? Questa, sì, chiedo a te, questa la vedi inquadrata adesso? Che qualità di pere! Mi disturbo il telefono, non ho capito, dimmi. Che guarda la la stai guardando la TV? Ah, tu che? Allora, che ho 89 anni, passo vicini, se sì, non mi diverto a guardare questa trasmissione, cosa guardo, il film? Che qualità di pera è questa qua? Eh? Che qualità di pera è questa qua? Ci divertiamo un po', eh? Guarda, non lo sai. Lo spettacolo, te? Bene, perfetto, abbiamo capito. Va bene, abbiamo capito, abbiamo dai, capito. Non lo sai, ma grazie. Non... Ciao non caro! Non importa! Ciao caro, allora lasci quell'altro qua perché ho già sentito che mi stanno mandando messaggi per dire, andiamo a vedere, sentivo che i messaggi... Andiamo a vedere che pere sono! Mi diranno che sono le Kaiser, mi diranno che ma sono... Ma speriamo di averci azzeccato! Le Miriam? Le Miriam? Pera ruggine da Nivea, sì sono le Kaiser! Beh, vedi allora, cioè in un qualche senso ci abbiamo... Dai, ci ho preso, ci ho preso! Sono Mimma da Molinella, la pera è Kaiser, ciao! Allora adesso noi, sai che cosa facciamo? Visto che, sì, sicuramente sono le Kaiser, l'hai detto tu, noi andremo su Wikipedia. Ecco, pera anch'io faccio così. Kaiser, quando si dovrebbe non so... scrivere col K, non con la C come avete scritto. Pera Kaiser. Ah, ci sono anche le calorie. Pera Kaiser, se noi andiamo sulle immagini, la pera Kaiser, Google ci dice che sono queste qua. Ecco, infatti, adesso se andiamo a vedere. Vedi? Tutta qualità. Ecco, sono queste qua. Sono proprio queste. Quelle che stai usando tu, la famosa pera Kaiser. Grazie per avercelo suggerito, ma insomma l'avremo... Che non è proprio tanto succosa e quindi fa al nostro caso perché chiaramente non deve fare, non deve... quando la cuoce... Ecco, non deve produrre tanta acqua, no? Cioè, giusto. Quindi deve essere abbastanza polposa. E quindi vanno bene, come ho anche detto, anche le pere abate che sono un pochino più... Pera abate, se uno non sapesse com'è la pera abate, ci viene pera abate, ci viene in aiuto sempre Google, andiamo a vedere le immagini, questa è, arriva allora, immagini, ecco questa invece è la pera abate, che è quella un po' fatta proprio a pera. Sì, fatta proprio a pera, sì. Questa è fatta quella violino, questa è la pera abate. Poi ce ne sono tantissime altre qualità. Sì, ci sono difatti le pere William, se non sbaglio. Pera William, ma dai, beh, ma allora... Ma guarda, ma quante ne so, stamattina si vede che mi sono svegliata pera proprio... William. Col piede giusto, stamattina è proprio scesa dal letto col piede giusto, proprio... dell'umore giusto. Sì. Questa è la pera Williams. Eccola qua, la pera Williams, questa è già più tonda. Esatto, e quelle sono proprio molto molto succose, quindi non sono indicate per fare questo dolce, perché facendole cuocere un po' prima di metterle in forno, si scioglierebbero quasi, sono proprio molto molto morbide, molto succose, quindi non vanno bene. Qualcuno conosce un'altra qualità di pera? Non me ne viene in mente nessuna. Beh, comunque le pere vanno tagliate grossolanamente così, comunque a spicchi. Ecco, infatti, ecco. Adesso sono inquadrate. In questo modo. Mentre tu spicchi le pere, io metto la... Cosa stai facendo? Stai mettendo il sugo di pomodoro. Mettiamo un po' di conserva nel soffritto qui. Di aglio e cipolla. Ecco, perfetto. Ecco, allora adesso butto via le bucce. Quindi tu dici che prima di metterlo in forno vanno un po'... Sì, vanno un po' cotte. Adesso io non avevo, io a casa non ho il forno, il piano cottura a induzione, quindi non mi sono posta il problema. Niente, ma noi lo risolviamo subito. Adesso no, perché comunque la ricetta prevede che poi bisogna coprire direttamente dalla pentola. Quindi adesso faremo uno strappo a quello che è la regola. Sì, dai, non è un problema. Qua però abbiamo... voi sappiate che dovete farle cuocere direttamente nella teglia, perché poi dobbiamo mettere la pasta sfoglia sopra, come abbiamo detto, no? Cioè non, l'impasto non va messo dentro, ma va messo fuori. Allora, le mettiamo qua? Adesso le mettiamo qua. Le mettiamo qui. Tutte? Tutte.
Ma quindi le fai andare solamente così, senza niente? Sì, senza... adesso gli metto un pochino di burro. Ah, ecco, vedi. E un pochino di zucchero. Burro e zucchero. Burro e zucchero. E li facciamo cuocere. Per quanto tempo? 5 minuti. Il tempo che si abbassa. Giusto che si caramelli un po' lo zucchero. Si caramelli un po' di zucchero, esattamente. Anche se questo lo buttano fuori molta acqua. Qua abbiamo un bel profumo per quanto riguarda questo misto mare. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Allora, sono io, sono Lorenza. Esiste anche la pera nobile, cioè il per Nobel. Pera come? Pera nobile, per Nobel. Per Nobel? Per Nobel? Cioè, è l'ultima, è la mela invernale. È la mela invernale, allora io adesso mi avvicino, esco dal quadro. Per Nobel? Sei sicura che si chiami così? Nobel? Pera Nobel? Sì, pera nobile. Nobile, nobile. Andiamo a leggere che cosa ci dice. È già riattaccato? Ah, questa è la famosa pera nobile, eccola qua. È un'altra qualità di pera. Perfetto, allora se noi andiamo a leggere che cosa è pera nobile, poi adesso bisogna... Pera nobile, Wikipedia, che cosa dice? È una pera diffusa, eccola qua, cosa dice Wikipedia? Caratteristiche, frutto, peso medio 80 grammi, forma conica, la buccia giallo-verde con sfumature rosso-rosate. Matura tra ottobre e novembre. La polpa profumata di colore bianco giallastro, di impasto medio, fine e dura, è adatta per la cottura. Quindi vedi, magari Vanna, ci stava bene, sì, anche la pera nobile, perché è abbastanza dura e adatta per la cottura. La sua consistenza permette al frutto di conservarsi durante i mesi invernali. L'albero presenta una notevole vigoria rispetto alle varietà più commerciali comunemente coltivate. Eccola qua, la pera nobile. Quindi oggi stiamo... Buona sapersi. Stiamo facendo un... Adesso io cercavo, allora ho messo, se vuole inquadrare... Dovrei fare un... Stavi cercando? Dimmi. Ho messo le pere e un po' di burro. Adesso mi serve un po' di zucchero. Ce n'è una valanga di zucchero. Zucchero, se zucchero, zucchero. Farina, zucchero. Ne abbiamo delle valanghe. Zucchero. Delle valanghe, zucchero. Ecco, mettiamo, possiamo mettere anche questo di canna, che va bene. Ah, perfetto, usiamo quello di canna. Un po' così. Come si dice in Piemonte, come si dice? A steam. A steam. Quindi a occhio. A occhio, sì. A occhio. Abbiamo anche una telefonata, mentre tra l'altro mi dicono che c'è anche la pera Conference e la passa cressana. Signore, adesso qua oggi ci diamo l'acqua. Pera Conference. Facciamo un attimo. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Perché? Buongiorno. Buongiorno, chi abbiamo? Volevo dirle che c'è un'altra specie di pera. La pera butirra. La pera? Butirra. Ma non capisco. Butirra. Butirria. Butirria, non capisco che cosa... Butirra. Vabbè, spero che qualcuno a casa abbia capito, io non ho capito niente. No, non capisco. Facci lo spelling, prima lettera. La pera butirra. Vabbè. Avremmo piacere che quando parlate scandiste modo il tono delle vostre parole, perché sennò non si capisce nulla. Comunque. Allora, Fulvio. 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 Su qua. Che ti spiego la pera butirra. Ma non stai usando una parola italiana? Butirria? Butirra. Butirra. Butirra? 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 Sì, butirra. Butirra, allora. Vai a vedere Wikipedia. Butirra. Allora, adesso salutiamo l'amico. Questa è la Pera Conference. Ci stiamo facendo un trattato sulle pere. Spero che qualche pusher non se ne offenda. Scusate la battuta. Però questa è la Pera Conference, poi adesso se scrivo butirria su Google chissà che cosa... Butirra, senza la I, ho capito. Due T secondo te. No, sì, con una T sola e due R. Butirra, esiste la pera butirra. Ma c'hai ragione, ma esiste anche la pera butirra. Hai visto? Roba, eccola qua. Questa è la pera butirra. Ragazzi, qua sulle pere ci si può fare veramente fare un trattato, eh?
possiamo colare il pesce? Ah, è già finito? No, sì. È finito di bollire, dobbiamo buttarlo di qua. In ogni caso, se ne volete sapere di più, potete consultare tranquillamente il signor Pablo Escobar e sicuramente ne avrete di che trarre vantaggio. Va bene, intanto andiamo avanti. Allora, scoliamo il pesce. Cosa scoliamo il pesce, allora cotto per i suoi bei 40 minuti. Generalmente scolo il pesce e l'acqua e recupero l'acqua perché la uso per fare il brodo. Ah, usi proprio l'acqua di cottura per fare il brodo da aggiungere quando soffriggi, quando esatto, poi... proprio, ecco. proprio quella cosa lì. Vabbè, qui è avanzato un pezzo. Eccolo. C'è un'altra telefonata, un altro tipo di pera, sta a sentire. Pronto, buongiorno. Sì. Salve, volevo aggiungere, mi chiamo Irene, e volevo aggiungere altre due qualità di pere. Le Dimmi. Pere coscia. La pera? Coscia. Coscia come la coscia? Coscia. Bravissimo. E le pere martine. Pera coscia. E l'altra, allora, questa è la pera coscia. Vediamo. E pera martine. Martina o martine? Non sono sicura. Martine dovrebbe essere. Ma qua leggo la ercolina, la spadona, la decana. Martina. La anche. Martina la conosco anch'io, è vero. Davvero? Mi ero dimenticata. Martina. Sì. Com'è la pera martina? Martina. Ah, ho scritto male. Martina. Pera martina. Eccola qua, questa è la pera... Dov'è la pera martina? Perfetto. Sentivo, la pera butirra è un termine dialettale perché assomigliava a burro, perché ha una consistenza burrosa. Sì, no. Probabilmente viene da quello. No, hai ragione, però Wikipedia e anche Google la citano, quindi non è poi così tanto... Perfetto. Quindi magari è un nome reale quello, cioè... Assolutamente sì, evidentemente sì. Vi ringrazio molto, buona giornata. Grazie buona a te per la tua... giornata a te. Insomma, Vanna, abbiamo sollevato un polverone sulle pere hai oggi. Hai visto che roba, non pensavo. Ma no, ma è giusto così. Perché ci cerca di dare qualche informazione. Se qualcuno ha da aggiungere, io non so quante siano le qualità di pere che ci sono in giro. Vabbè, certamente è anche un modo per conoscere delle cose nuove. Ma infatti, quindi, poi, perché... al di là della cucina, cioè del piatto magari che uno non conosce, però sì, si tratta anche di andare a vedere quello che si usa, quindi le pere, il pesce in particolare o non lo so. Ma infatti, vabbè, io intanto allora già ho messo lo zucchero. Adesso le metterei a cuocere un pochino per Bene. Farle caramellare. Ti vengo a dare una mano perché se magari adesso ecco, abbiamo tanta roba sul fuoco. Questa pentola... Quella lì sta bollendo per fare il brodo, anzi dovrei buttare... Ma tanto sei caldo, puoi anche toglierlo da lì. Devo fare il brodo? Devo fare il brodo. Vieni qua, ci sta qua, dai, vieni. Vieni. Allora, aspetta che aggiungiamo un attimo, lo mettiamo... Vedi che qua abbiamo mandato... Ecco qua. Ok. Adesso l'hai messo al massimo, vedremo intanto com'è. Sì, dopo possiamo anche abbassarlo. Forse spostato e non va quella. Vedi che lampeggia? Perché l'abbiamo spostato. No, adesso va, sta andando. Non va questo invece. Ecco qua, adesso va tutto. Perché ogni tanto quando si bagna il forno va in protezione. Quindi siccome è caduto un po' d'acqua, il forno è di induzione, sono uno abituato col fuoco. Però vi garantisco che per quanto riguarda, io ho visto trasmissioni televisive dove si usa il fuoco, il che non è molto raccomandabile perché può portare veramente a dei problemi, invece con queste di induzione il problema non esiste, infatti MasterChef usano solo dei forni di induzione, ma questo è normale. È troppo alto, Vanna? Sì, abbassalo un pochino. Lo abbassiamo un po', mettiamo a 6. Sì, mettilo anche a 6. 6 e mezzo. Aspettiamo, allora. Aspettiamo che si siano caramellate un po', ammorbidite. Poi, come ho detto prima, la particolarità di questa tartatin, e si sciolga anche un po' il burro nel frattempo, la particolarità, dicevo, è che andremo a prendere la pasta sfoglia e la mettiamo sopra, la bucherelliamo e la mettiamo in forno. In questo caso io dovrò rovesciare il tutto nella teglia perché adesso c'era il problema di questo tipo di cottura. C'era anche il problema che dobbiamo accendere il forno comunque. E accendere il forno, poi 20 minuti a 180. Questa mattina, al lunedì, è sempre... Perché è andato in stop il nostro forno?
abbiamo... c'è un problema? Perché è andato in stop? Caro il mio Luca, sei tu l'esperto mastrofuochista quest'oggi? No. Non riusciamo ad accendere il forno. Quindi siamo... Adesso lo accendiamo. Adesso lo accendiamo. Adesso facciamo una cosa. Ecco, sì, volevo... Ho dimenticato di dare un ingrediente. Non è fondamentale. La tarta Tang non prevede il cioccolato. È una tua... Però siccome a me il cioccolato fondente con le pere mi piace un sacco, allora io quando la preparo... Io metto. Ah, ciao mamma, non far sapere quanto è buono il cioccolato con le pere. Facciamo, coniamo questo. Bello questo sugo, comincia a diventare veramente profumato e molto bello. Facciamo una cosa, mandiamo la pubblicità, state con noi e poi torneremo, magari se tu hai finito anche di sbriciolare, sì. Dopo ne approfittiamo per mandare un'altra canzone, giusto Vanna? Va bene. Perfetto, pubblicità, tra poco.